Allora, una volta fatto anche l'altra C, messa al suo posto, diciamo che i due lati sono completi, con le relative C e i relativi distanziali. Adesso andiamo ancora a regolare quella che è la barra, i supporti per regolare la barra. Sono questi due pezzettini di plastica, che io ho già preassemblati con un grano. E vanno messi qua all'interno, una a destra con delle viti lunghe. Si avvitano di qua, viti sempre in titanio. E una dall'altra parte. Questi servono per regolare la barra quando devo andare a fare il down stop. Tramite questi grani che stanno applicati sopra. Tramite questi grani io vado a fare a regolare il downstop. Li ho messi di un colore diverso così da subito essere trovati. A questo punto vado a mettere quello che è il nostro famoso Ackerman, e dove ci sta, sotto ci sta ancorato il salvaservo. C'è una ghiera, questo ovviamente va stretta da manuale, mi sembra che sono all'incirca 3 mm, 2,5 mm va tirata. La molla ovviamente più va tirata più questo tende a sboccarsi. Non va tirata molto perché sennò infatti con una botta, con un urto si potrebbe trasferire direttamente al servo. Questo dovrebbe salvare il servo. Invece, se è troppo lasca, invece al contrario, la macchina quando gira tende a muoversi e quindi non gira la macchina in effetti. Quindi tende a girare poco. Quindi bisogna andare a vitare bene questa ghiera, la giusta tensione. Utilizzo la piastrina AD, c'è anche la BC, ma io utilizzo questa che è quella che nel tempo mi sono trovato meglio, quindi standard. Vitina in alluminio, metto un cuscinetto sotto, un cuscinetto sopra e vado ad ancorare adesso i due bracci. Uno. Vogliamo stringere, due, uno sotto, cacciavite sotto, uno sopra e stringo. E così faccio dall'altra parte. Volta setti questi, ci rimetto il cuscinetto e adesso andiamo a mettere la barra antirollio anteriore. Svito un grano. Questo ha sempre i supporti in plastica. Utilizzo io una barra da 2,4, che è quella che mi trovo attualmente meglio. C'è da 2,2, 2,4, 2,6, mi sembra. Quindi ce n'è varie gradazioni. Come dietro, questa non va mai serrata a pacco, cioè non va mai stretta. Va lasciata un po' di gioco per farla scorrere. Quindi la stringo. E vado a vedere se gioca bene, va bene. Adesso in questa maniera mi vado a collegare con i supporti della barra. Allento i grani. E la vado a stringere. Una. Vedo che scorra bene.
vado con l'altra. Qua. Vedo che la barra scorre, che tutto il braccio si muova all'unisono. E adesso faccio una cosa, stringo un po' queste sopra che dopo andranno ad essere collegate vicino alla piastra radio e vado a fare una cosa ben precisa, cioè vado a mettere tutti i vari spessori che io chiamo manine, eccoli qua, e le metto all'interno tra il braccio e il supporto. Adesso andiamo a mettere quella, una l'ho messa già da un lato. Queste sono da 1 e 6, da 1, quindi normalmente io uso 2 e 6 davanti, quindi 1, da 1 e 6, e una da 1, e poi tutto quanto il resto dietro. Queste vanno infilate per toglierle. Io utilizzo il tiramolle perché questi hanno un forellino all'interno. Adesso allento un attimo la spina all'altro, butto il braccio dentro totalmente e rimbocco. Batto. La macchina scorre bene, metto l'altro cuscinetto. Per non far scappare il cuscinetto perché dovrò fare la piastra radio, vado ad ancorare il suo supporto originale sopra, l'appoggio, così non perdo nulla. Qua, fatto. E diciamo che siamo a posto. Ci manca soltanto di fare la piastra radio. E siamo a posto. E fare il setup della macchina. Adesso andiamo avanti, perché mi vanno a mettere gli ammortizzatori. Foro centrale, spessore da 1 mm sopra, ancora gli ammortizzatori sopra. E ancora gli ammortizzatori sotto con uno spessore da 2 mm. Ci ho messo quella vite passante e sopra prendo il mio cacciavite a testa tonda e faccio un paio di ammortizzatori dopo la piastra radio serra tutto.